La Juventus è un passo dal definire l'acquisto del brasiliano Douglas Luiz dall'Aston Villa, con Samuel Eiling Jr. e Weston McKennie destinati a fare il percorso inverso, oltre a un conguaglio di 20 milioni a favore del club inglese. Come riferisce Romeo Agresti, i bianconeri hanno definito l'ingaggio del brasiliano. Ultimi metri e l'affare sarà completato. Il giocatore da tempo ha espresso il suo gradimento per un trasferimento in Italia e alla Juventus, forte anche del corteggiamento messo in atto dai brasiliani bianconeri capitanati da Danilo, suo grande amico. E naturalmente Douglas Luiz ha il gradimento anche di Thiago Motta, nuovo allenatore dei bianconeri. Alla cifra di 20 milioni, vanno aggiunti i cartellini di Weston McKennie, il giocatore richiesto dai Villan e da cui è partita la trattativa e che è in scadenza di contratto con la Juventus al 30 giugno 2025, e di Samuel Eiling Jr. Sia il centrocampista americano che l'esterno inglese hanno dato il loro ok al trasferimento in Premier League. Dopo una manciata di partite con il Vasco da Gama, il brasiliano è arrivato in Europa con il Manchester City che ha messo 12 milioni sul piatto per anticipare la concorrenza. Neanche il tempo di passare tra le mani di Guardiola che viene girato subito al Girona, due stagioni da titolare prima di tornare in Premier League. Guardiola lo boccia e i Citizens lo vendono all'Aston Villa. Qui sono felicissimo, aveva detto dopo il rinnovo di 2 anni fa, alla fine di quella stagione, era stato votato miglior giocatore sia dai tifosi che dai compagni di squadra. I suoi occhi, invece, sono tutti per la compagna Alicia Lehmann, anche lei giocatrice dell'Aston Villa femminile. A casa si cresce a pane. Calcio e tatuaggi, l'altra passione di Douglas. Tanto da tatuarsi il primo gol da professionista con il Vasco da Gama, anche se il più importante rimane l'immagine di Mamma Maria, una signora di origini umili che faceva la parrucchiera a Rio de Janeiro e ha sempre sostenuto il figlio nelle sue scelte. L'idea della Juventus è quella di prendere un play davanti alla difesa per spostare Manuel Locatelli nel ruolo originale di mezzala, da qui nasce l'idea di provare a costruire l'operazione Douglas Luiz con l'Aston Villa. Nell'ultima stagione il classe 98 ha totalizzato più di 50 partite considerando tutte le competizioni, con 10 gol e 10 assist. Piazzato centrale di centrocampo da Emery, in nazionale 13 partite col Brasile ha fatto anche l'esterno d'attacco in un amichevole con la Spagna. Juve Morata, è fatta, ci sono già le cifre. La Juventus sempre più vicina al ritorno di Morata, affare in dirittura d'arrivo, cifre e dettagli per la terza avventura in bianconero. Il calciomercato è il regno in cui a volte tutto può diventare possibile. Ma ci sono anche scenari che si ripresentano periodicamente. Uno di questi è il legame inscindibile tra Alvaro Morata e la Juventus, che starebbe per preludere a un nuovo ritorno del giocatore spagnolo con i bianconeri. I due precedenti cicli a Torino sono stati piuttosto fortunati per l'attaccante e per il club. Morata ha messo in mostra la capacità di giostrare in diversi ruoli in prima linea e anche una certa affidabilità realizzativa e di rendimento, pur senza mai mettere insieme numeri clamorosi. Quella appena conclusa, all'Atletico Madrid, è stata la miglior stagione per il classe 1992 dal punto di vista dei gol segnati, con 21 reti totali. Eppure, il giocatore sembra destinato a non rimanere con i colchoneros, con i quali ha avuto alterne fortune. Da un lato, la società intende cederlo e pare anche voler agevolare la sua partenza. Dall'altro, il giocatore ha ben chiaro dove vorrebbe trasferirsi.
alla Juventus si è sempre trovato bene, tecnicamente e non solo. E così, per la terza volta, potrebbe vestire la maglia bianconera, dando a Thiago Motta un'alternativa di grande esperienza al centro dell'attacco ma utilizzabile anche in altre vesti. Juventus Morata, la storia è infinita, stabiliti i termini dell'accordo, dunque, si accelera sempre più per l'ennesimo ritorno di Morata alla Juventus. Operazione che pare potersi chiudere nel giro di poco tempo, come riportano diversi media, soprattutto in Spagna. In particolare, secondo il portale iberico, todoficiales.com, sarebbero già stati definiti i termini dell'accordo. L'Atletico Madrid intenderebbe derogare dalla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore, accettando anche una cifra da 12 milioni di euro. Ci sarebbe intesa totale anche tra la Juventus e lo stesso Morata, con la firma di un contratto triennale, fino al 2027. Per l'annuncio e la conferma definitiva, però, si dovrà aspettare. Morata è impegnato negli europei con la Spagna e il tutto dunque dovrà essere formalizzato al termine dell'avventura delle Furie Rosse a Euro 2024. Nel frattempo, la Juventus cercherà di innervare la rosa con altri acquisti, delineando anche il proprio futuro sulla base delle probabili cessioni pesanti che la aspettano. Giuntoli prepara tante mosse per rilanciare le ambizioni di vittoria bianconere. L'attaccante costa 45 milioni, troppo per LA Juventus, Juntol rinuncia. Con l'arrivo di Thiago Motta, inizierà a prendere forma la nuova Juventus. Un ciclo bianconero che poggerà su presupposti completamente diversi rispetto al passato. Una operazione fallita con Sarri, ma che la società intende riprovare. Molto starà alla determinazione di Cristiano Giuntoli nell'inseguire un modello differente, con operazioni oculate dal punto di vista finanziario e mirate a una crescita tecnica progressiva e con ricerca del gioco. Siamo naturalmente ancora in una fase iniziale del mercato e non c'è nulla di definito, ma delle prime indicazioni sul modo in cui il dirigente bianconero vorrà operare si possono già notare. Dunque, giocatori giovani e di prospettiva, magari con qualche innesto di maggiore esperienza se dovessero crearsi le condizioni per farlo. Quello che è certo, è che magari non assisteremo a una vera e propria rivoluzione, ma dei cambiamenti nella rosa ci saranno e avverranno in tutti i reparti. Particolare curiosità per quanto riguarda il centrocampo, dove servirà trovare maggiore qualità e profondità delle alternative rispetto all'ultima stagione, e in attacco, dove potrebbe esserci più di qualche addio eccellente. Con l'ovvia necessità di sopperire alle partenze con acquisti di un certo livello. Ma una delle piste accostate alla Juventus è già piuttosto in salita per Giuntoli. Juventus. Idea Vitor Roque. Ma costa troppo, per ora, si è parlato, in questi giorni, dell'ipotesi legata a Vitor Roque. Il Barcellona ha compiuto un investimento piuttosto corposo per acquistare il giovane attaccante brasiliano, che però ha avuto un impatto con i Blaugrana non particolarmente entusiasmante. I numeri della sua seconda parte di stagione parlano di 16 presenze e 2 gol. Naturalmente ci riferiamo a un giocatore molto giovane, di 19 anni, che dunque deve fisiologicamente adattarsi al calcio europeo, ma i dubbi sulla sua permanenza al Barca ci sono e come. Non ha trovato molto spazio con Xavi e forse anche Flick sembra avere delle perplessità su di lui. Ecco perché in casa dei catalani si sta valutando una cessione. Per mandarlo via a titolo definitivo, però, stando al Mundo Deportivo, il Barcellona chiederebbe almeno 45 milioni di euro.
decisamente troppi per la Juventus. Se ne riparlerà più avanti solamente se il Barca dovesse aprire all'idea di un prestito temporaneo.